I ROV sono utilizzati insieme ad altri strumenti. Uno di questi è l'ecoscandaglio multifascio o multibeam, che permette di generare una mappa topografica del fondo. Si tratta di un sonar simile a quello che utilizzano delfini e pipistrelli per l'orientamento e la ricerca del cibo. Questi animali emettono dei suoni che, rimbalzando sugli oggetti, tornano indietro come una eco, consentendo loro di identificare con precisione la distanza e la dimensione dell'oggetto in base al tempo di ritorno del suono da loro emesso. Il multibeam funziona più o meno allo stesso modo, con la differenza che viene utilizzato per scandagliare il fondale del mare. Noi lo utilizziamo sempre prima di immergerci con il ROV perché ci permette di identificare dei siti interessanti sui quali poi faremo i transetti con il ROV. Per noi i siti interessanti sono quelli che hanno ad esempio dei rilievi, perché questi rilievi molto spesso ospitano proprio le specie che noi stiamo cercando, quindi le specie che stiamo studiando, come ad esempio biocostruzioni, gorgonie o coralli.